Ecco, ma al nord, oltre che dentro la Lega, abbiamo fatto un viaggio anche nella crisi economica. Come l'affrontano gli imprenditori veneti? Il primo che abbiamo incontrato è Gaetano Carlini, sentiamolo. Siamo qui ad Adria, all'officina meccanica Carlini Gaetano, con i figli del fondatore Gaetano, Emanuele e Gianni. Allora, cosa producete qua, signor Gianni? Noi altri facciamo produzione di pezzi semilavorati per l'industria petrolifera. Siccome che siamo un'azienda a conduzione familiare, prendiamo su anche un po' quello che viene. La crisi qua si è sentita? La crisi, come tutti, si è sentita. L'abbiamo sentita anche noi, anche se devo dire che il nostro forte, il fatto che riusciamo a lavorare dei pezzi di grosse dimensioni e quindi andiamo su un settore dove c'è meno concorrenza, c'è sempre richiesta. Il nostro lavoro è quello di essere a supporto della grossa industria, industria meccanica, perché purtroppo non diversamente. E quello che è importante è che noi gli costruiamo i pezzi meccanici di tornitura e di fresatura più sofisticati sulla macchina. E vedo che andando avanti sono sempre le aziende non meno interessanti, ma chiudono sempre nuove aziende in Italia. Purtroppo io sono convinto che fra 5, 10 anni, 6, quali saranno, non lo posso dire la data esatta, ma dovremo metterci su internet e andare all'estero per trovare gli acquirenti, perché in Italia vedo che diminuiscono sempre di più. E perciò prevedo che sia un discorso del genere, come che ad esempio direi io, lo dico io questo, perché quando che un'azienda chiude, non è detto che domani mattina riparte quella di prima. Guardi che la fortuna è come la volpe, sai, lei la tiene per la coda e la volpe fa così per scappare. Se lei apre le mani e le chiude, l'aveva già fatto 10 metri, gli corra dietro per prenderla lei. La fortuna è la stessa cosa.